Dopo un viaggio insidioso, Emily fugge da Gilead con la bambina di June, Nicole, in Canada, dove viene loro concesso asilo e Nicole viene affidata alle cure di Luke e Moira. Di ritorno a Gilead, June chiede al comandante Lawrence, che aveva facilitato la fuga di Emily e Nicole in Canada, di portarla ad Anne, prima di essere catturata dai guardiani e riportata dai Waterford, ma non prima che la madre di Anne, la signora Mackenzie, avverta June che eventuali visite future potrebbero comportare la sua esecuzione davanti ad Anne. Per proteggere se stesso e Serena dal suo coinvolgimento nel rapimento di Nicole, Fred attribuisce pubblicamente la colpa a Emily, ma in privato Serena gli dice con aria di sfida che è stata lei a mandare via Nicole e cerca di uccidersi bruciando la casa, ma viene salvata da June. Dopo essere stata punita al Centro Rosso, June viene riassegnata al comandante Lawrence. June, che ora è di Joseph, incontra la sua nuova compagna di shopping, di Matthew, un'ancella compiaciuta e devota. A casa Lawrence, June si unisce a una cellula di resistenza segreta composta dalle Marte Beth e Cora. Stanno nascondendo una Marta fuggitiva di nome Allison, un ex insegnante di chimica che si è unita alla resistenza del Mayday per fabbricare bombe, per distruggere il governo al potere di Gilead. Viene anche rivelato che ha realizzato la bomba che ha fatto esplodere il nuovo centro di Rachele e Lia. June e Beth aiutano Allison a scappare. Tuttavia, il tentativo di fuga fallisce e in seguito torna a casa Lawrence con un'altra Marta ferita che è stata colpita dai guardiani. Il comandante Lawrence non è contento della situazione che si è venuta a creare, dicendosi pentito di aver accettato June in casa. La moglie di Lawrence, Eleanor, aiuta June e le Marte a nascondere la donna ferita. La Marta soccombe alle ferite e June le scava una fossa nel cortile sul retro e poi prega affinché la sua anima riposi in pace. Lawrence congeda Cora per aver mentito mentre June seppellisce la Marta ed Eleanor pianta dei fiori sulla sua tomba. In Canada, Emily sta con Luke, Moira ed Erin e, dopo qualche esitazione, viene convinta da Moira a ristabilire i contatti con sua moglie Silvia. Una nuova Marta, Sienna, sostituisce la posizione di Cora in casa Lawrence. June decide di cercare alleati con il potere per sopravvivere a Gilead. I comandanti si incontrano a casa di Lawrence per discutere dei combattimenti a Chicago, incluso un carico in arrivo di prigioniere. June incontra Nick, che è stato promosso comandante, e i due condividono un tenero momento. Lawrence arruola June per selezionare 5 donne di Chicago per servire come Marte. Il resto sarà spedito alle colonie, che alla fine è una condanna a morte. Sebbene inizialmente non volesse essere complice dei crimini di Lawrence, June alla fine sceglie 5 Marte che sarebbero delle buone reclute per la sua cellula di resistenza. Un ingegnere, un tecnico informatico, una giornalista, un avvocato e una ladra. Nel frattempo, una Serena abbattuta va a stare con sua madre Pamela, che la rimprovera per aver perso sua figlia e per non aver capito che senza Fred, Serena non ha posto nella società di Gilead. June e alcune delle sue amiche ancelle partecipano a un ricevimento a casa Putnam. Lì, June convince Fred a dare a Serena una voce dietro le quinte a Gilead. I flashback mostrano il battesimo di Anna con June e Luke da parte di un prete cristiano, prima della rivolta ostile da parte dei figli di Giacobbe, che ora dedicano i bambini piuttosto che battezzarli. Nel presente, June viene a sapere che Di Matthew ha dato alla luce 3 bambini. Janine, che serve come Di Howard, implora ai Putnam di invitarla di nuovo in casa in modo che possa fare un fratello per la piccola Angela. Zia Lydia la picchia furiosamente in piena vista dei comandanti e delle mogli, fino a quando June si getta tra Janine e zia Lydia. In stato di shock, zia Lydia si scusa per quello che è successo e in privato scoppia in lacrime. Serena dice a June che Anna è in una scuola a Brooklyn, nel Massachusetts. June e i Waterford, in seguito, ricevono riprese video di Nicole con Luke in Canada durante una manifestazione che condanna l'assalto ostile di Gilead a Chicago. June è costretta a confermare l'identità di suo marito. In Canada, Emily si riunisce goffamente con sua moglie Silvia e il loro figlio Oliver, e Luke e Moira chiedono a un ministro cristiano di battezzare Nicole, cosa che fanno in una chiesa. In cambio di un favore di Serena, June accetta di telefonare a Luke per organizzare un incontro tra i Waterford e Nicole.
Mark Tuello, che Serena ha incontrato l'ultima volta quando i Waterford erano in Canada, è incaricato di organizzare l'incontro. Luke accetta, a condizione che partecipi solo Serena e non Fred. Durante il loro incontro teso all'aeroporto internazionale Pearson di Toronto, Serena rassicura Luke sul fatto che June è al sicuro e che sia lei che June hanno rinunciato a Nicole per darle una vita migliore in Canada. Serena consegna a Luke un medaglione per Nicole, oltre a una cassetta che ha fatto uscire di nascosto da Gilead, contenente un messaggio registrato di June, che rivela il nome che ha dato a Nicole, Holly, e il padre biologico della bambina, Nick. Dopo aver tentato senza successo di convincere Serena a disertare per la seconda volta, Mark nasconde un telefono satellitare nella borsa della donna quando torna a Gilead, in modo che possa contattarlo se necessario. Fred però è determinato a vincere la battaglia per riavere Nicole. Più tardi, June viene catturata dai guardiani e costretta a partecipare a una trasmissione televisiva in cui i Waterford affermano di essere una famiglia in lutto per il rapimento di Nicole e sollecitano il governo canadese a riportare la figlia a Gilead. I Waterford, June, Rita e zia Lydia si recano a Washington per stare con la famiglia dell'alto comandante George Winslow e sua moglie Olivia. I Winslow vivono in un palazzo con 5 figli da diverse ancelle, mostrando i privilegi di cui godono le classi superiori. Lì si incontrano con una delegazione di diplomatici svizzeri che stanno cercando di negoziare tra Gilead e il Canada e si preparano a prendere parte a una messa trasmessa in tutto il mondo, con le preghiere che si tengono presso l'ex monumento a Washington, che ora è stato trasformato in una croce gigante, chiedendo il ritorno della piccola Nicole dal Canada. Una volta lì, sia June che zia Lydia sono scioccate e sconvolte dal modo in cui a Washington la casta dirigente ha portato le regole di Gilead a estremi scioccanti, costringendo tutte le ancelle che vivono lì a essere sempre munite di imbavagliamento per coprire dei piercing ad anello usati per tenere la bocca sempre chiusa. Zia Lydia dice a June che nemmeno lei crede che le ancelle debbano essere messe a tacere. Il comandante Winslow suggerisce a Fred che potrebbe avere un posto per lui a Washington. June si riunisce con Nick, che come comandante sta ora preparando le forze militari per la prima linea di Chicago contro i ribelli. June fa un accordo con gli svizzeri per convincere Nick a fornire informazioni sulla struttura del potere di Gilead. Tuttavia rifiutano di parlare con lui dopo aver ottenuto informazioni sui crimini di guerra non dichiarati da lui commessi nei primi giorni dell'acquisizione di Gilead. June e Serena si affrontano furiosamente dentro quello che era il Lincoln Memorial per il cambiamento di opinione di Serena riguardo alla piccola Nicole, e Serena rivela a June che Nick era un soldato della crociata, il che implica che era direttamente coinvolto negli attacchi alla Casa Bianca e al Campidoglio. Successivamente, i Waterford costringono June a guidare migliaia di ancelle ammassate lungo quella che era la Lincoln Memorial Reflecting Pool in una preghiera televisiva per il ritorno di Nicole. Durante la visita al supermercato, June si organizza con Francis, la Martha dei Mackenzie, per visitare Anna nella sua scuola a Brooklyn. In Canada, Emily e Sylvia incontrano uno dei diplomatici svizzeri, che interroga Emily sui crimini di cui è stata accusata di aver commesso a Gilead. Emily li riconosce, ma non rimpiange le azioni che ha intrapreso per sopravvivere lì. Emily, in seguito, fa amicizia con Moira e le due si uniscono a un gruppo di manifestanti che affrontano il ministro canadese dell'immigrazione durante i suoi negoziati con Gilead e vengono arrestate. Olivia Winslow consiglia a Serena di trasferirsi con la sua famiglia a Washington, dimostrandole che potrebbe andare a vivere nell'ex casa di una famiglia battista che è stata giustiziata in seguito all'acquisizione dei figli di Giacobbe. Fred e Serena rinnovano il loro amore reciproco mentre si svolgono i negoziati per garantire il ritorno di Nicole e un trattato di estradizione con il Canada. June convince Eleanor ad accompagnarla in una visita a Brooklyn, ma alle due non è permesso l'ingresso nella scuola. La tensione diventa troppa per Eleanor, che diventa isterica e torna a casa esausta. Successivamente, June partecipa a un'esecuzione in cui Francis e molti altri vengono impiccati per aver messo in pericolo un bambino sacro. June si rende conto che Di Matthew la stava spiando e ha denunciato Francis a zia Lydia. June attacca furiosamente Di Matthew, ma viene trattenuta dalle sue amiche ancelle. Dopo l'esecuzione, Di Matthew viene ostracizzata dalle altre ancelle.
In un rituale in cui le ancelle vengono portate a testimoniare i loro peccati, June viene individuata come responsabile della morte di Francis, che influenzerà negativamente Anna. June espone i dubbi di Di Matthew sul voler partorire un altro bambino. Nella notte, l'ancella di Andy dà alla luce una bambina nata morta. Di Matthew impazzisce quando è con June in un negozio di alimentari e, dopo aver picchiato ferocemente Janine, prende una pistola da un guardiano e si prepara a sparare a zia Lydia, che si rivolge a Di Matthew con il suo vero nome, Natalie, prima che un altro guardiano le spari e venga portata via. Quando June chiede a Lawrence dove si trovino Anna e la sua famiglia, lui la informa che non sa dove si siano trasferiti. I flashback mostrano il passato di zia Lydia. Era un'insegnante cristiana sola e giudiziosa che amava i bambini e fece amicizia con una povera barista sopraffatta dalla responsabilità della maternità. Dopo che Lydia è stata rifiutata dal preside della sua scuola durante il loro primo appuntamento, si vendica perversamente della giovane donna perché aveva esortato Lydia a essere più assertiva con gli uomini. Vedendo che la madre esce con diversi uomini, non va in chiesa e che suo figlio a volte indossa abiti sporchi, Lydia la denuncia ai servizi sociali e suo figlio viene dato a una famiglia affidataria, con disgusto del preside. Natalie è cerebralmente morta dopo la sparatoria e viene messa in un supporto vitale fino alla nascita del suo bambino. Come punizione per il suo ruolo dell'umiliazione e della sparatoria di Natalie, June viene tenuta nella stanza d'ospedale a pregare in ginocchio tutto il giorno per settimane agli ordini di zia Lydia. Dopo oltre un mese, June lotta con il suo stato mentale e con la sua colpevolezza per la morte di Natalie. June fa due tentativi di omicidio per misericordia su Natalie, ma viene fermata da Janine, che le dice che Natalie è una di loro e che June è diventata egoista. June attacca Serena quando visita l'ospedale e subisce dei tagli alla mano, ma Serena non dice nulla dell'attacco. Un medico comprensivo ricuce le ferite di June, complimentandosi con lei per il suo coraggio, e June scopre di conoscere sua madre. Con il peggioramento delle condizioni di Natalie, i medici sono costretti a far nascere il figlio prematuro con taglio cesareo. Dopo che il bambino è nato, June può andarsene, ma ottiene il permesso da zia Lydia di rimanere con Natalie nei suoi ultimi momenti. June si scusa con Natalie per aver perso la strada e le dice che suo figlio è un combattente e giura di salvare quanti più bambini possibile da Gilead. Janine ha superato l'operazione all'occhio e zia Lydia, che nonostante l'abbia aggredita dai Putnam ha sempre avuto una predilezione per lei, le regala una benda. L'alto comandante Winslow visita Boston, dove rivela i piani per importare l'imbavagliamento delle ancelle attualmente implementata a Washington in altri distretti. Fred vuole estromettere Lawrence dal potere, quindi fa in modo che Winslow, Serena e zia Lydia supervisionino la prossima cerimonia di Lawrence con June, poiché pensa che Lawrence fallirà questa prova da capofamiglia. June, Eleanor e Lawrence possono entrare nella camera da letto insieme, mentre gli altri aspettano al piano di sotto. Eleanor diventa isterica e deve essere trattenuta. June convince Lawrence ed Eleanor a portare a termine la cerimonia, citando il fatto che Fred avrebbe ucciso non solo Lawrence e sua moglie, ma anche l'intera famiglia, poiché tali epurazioni vengono eseguite a Gilead. Dopo che il medico ha controllato June per confermare che la cerimonia ha avuto successo, June informa Lawrence dei suoi piani per far uscire di nascosto i bambini da Gilead e si offre di far sì che Lawrence si prenda il merito del salvataggio, in modo che lui ed Eleanor possano disertare in Canada senza timore di rappresaglie per il ruolo che Lawrence ha avuto nel governo di Gilead. Serena affronta Fred per aver concesso a Winslow l'influenza nel distretto, avendo capito che Winslow non ha intenzione di aiutare Waterford a riconquistare Nicole. Con il peggioramento del suo stato mentale, Eleanor punta una pistola contro Lawrence e June interviene per salvarlo e calmare sua moglie. In cambio, chiede di aiutarla a far uscire clandestinamente i bambini da Gilead. Beth fa in modo che un gruppo di Marte si incontri con June e accetti di aiutarla con il suo piano. Menzionano un uomo di nome Billy che lavora a Jezebel, che li aiuterà. Lawrence cerca di fuggire dal paese con Eleanor, ma non riesce a superare i blocchi, quindi torna a casa. June si reca con Lawrence a Jezebel per incontrare Billy e in seguito incontra Winslow che tenta di violentarla. June combatte e uccide Winslow. In seguito una Martha aiuta June a fuggire e le rivela di essere una delle 5 donne di Chicago che June aveva salvato dalle colonie. Le Marte che lavorano al bordello puliscono la stanza e cremano il corpo di Winslow.
Nel frattempo, i Waterford vanno ad incontrarsi con Mark Tuello per accelerare il ritorno di Nicole. Si fermano a casa dei loro amici dove cenano con la famiglia e li sentono cantare Dona Nobis Pacem e immagina la vita in un mondo alternativo senza il governo dei figli di Giacobbe. Quando i Waterford vanno incontro a Tuello, lui, all'insaputa di Fred, li conduce in Canada, dove l'esercito canadese arresta Fred per crimini di guerra. I comandanti Putnam e Calhoun si incontrano con Lawrence per discutere degli eventi in corso a Gilead. Beth informa June che il piano per far uscire i bambini da Gilead è in corso, con un aereo che dovrebbe arrivare tra una settimana. In Canada, i Waterford trascorrono del tempo in una struttura di detenzione e mentre Fred è preoccupato per l'incolumità di Serena, lei gli rivela di averlo tradito ed è stata coinvolta nella loro cattura, in modo che potesse trascorrere del tempo con Nicole. Luke e Moira si incontrano rispettivamente con Fred e Serena e quest'ultimo può trascorrere del tempo con Nicole. In una discussione su June, Luke prende a pugni Fred. Olivia Winslow e Naomi Putnam visitano la casa di Lawrence per pregare per la sicurezza del comandante Winslow, che i funzionari ritengono sia stato rapito. Eleanor inizia a inveire in modo incoerente, quasi rivelando notizie del piano di June di salvare i bambini rapiti dalle loro famiglie di Gilead. Dopo che June ha rimproverato Eleanor, si ritira nella sua stanza. June, in seguito, va a consegnare cibo e bevande a Eleanor, ma vede che ha assunto un overdose di farmaci per cercare di uccidersi. Eleanor è intontita, ma respira ancora. Ma alla fine June decide di non aiutarla e se ne va in silenzio. Eleanor viene trovata morta la mattina successiva da Sienna e in seguito viene organizzato un funerale per lei. Un flashback mostra June dopo essere stata catturata, dove assiste alle donne disabili che vengono arrestate e presumibilmente giustiziate. Cerca di scoprire dove si trova Anna da un guardiano, ma lui le dice di stare zitta e viene gettata in un camion con Janine. Nel presente, poche ore prima dell'orario previsto per l'incontro di mezzanotte, la Martha porta una bambina a casa Lawrence, ancora alla luce del giorno. La Martha in seguito perde i nervi saldi, cambia idea e minaccia di andarsene con la bambina, ma June la ferma puntandole una pistola, trattenendo la piccola. La Martha viene catturata mentre torna a casa, facendo sì che Gilead intensifichi le pattuglie della regione. Più bambini del previsto arrivano a casa Lawrence e quando Janine informa June che i soldati stanno controllando ogni casa, iniziano tutti a dirigersi verso l'aeroporto. In Canada, Fred informa Tuello dei crimini di cui Serena è responsabile per rappresaglia per il suo tradimento. È scioccata di essere stata detenuta dopo che in precedenza le era stata concessa la libertà di vagare per la città e trascorrere del tempo con Nicole. Appena fuori dall'aeroporto, June e altre ancelle e le Marthe, tra cui Janine, Alma, Brianna, Beth e Sienna creano un diversivo, lanciando pietre contro i guardiani per consentire a Rita e ai bambini di salire a bordo dell'aereo. June viene colpita ma riesce a vedere l'aereo in fuga. Quando l'aereo atterra, Luke, Moira ed Emily fanno volontariato all'aeroporto in Canada, dove la bambina si riunisce con gioia al padre. Rita informa Luke che June è responsabile del salvataggio dei bambini. June è gravemente ferita ma viene trovata da Janine, Alma, Brianna e altre ancelle che la soccorrono portandola nel bosco. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.